Un gruppo di operatori culturali della Regione Calabria ha inviato al presidente Jole Santelli una lettera per richiedere attenzione verso il mondo dello spettacolo dal vivo, che l'odierna pandemia rischia di cancellare in Calabria, attesa la difficile situazione in cui versava prima dell'emergenza coronavirus. La mancanza di un bando per il 2020, i ritardi nelle rendicontazioni degli anni precedenti sono soltanto la punta di un iceberg di una situazione assai difficile che necessita di risposte concrete e rapide. Tutti noi in questi giorni di forzata clausura ci chiediamo quando terminerà l'epidemia, quando ritorneremo ad una vita normale, ma soprattutto riflettiamo sul fatto che il mondo che ritroveremo non sarà quello che abbiamo lasciato. Credo che il coronavirus segni un prima e un dopo. Mi auguro che l'epoca degli egoismi sia una stagione definitivamente archiviata e che ciascuno di noi avverta l'indispensabilità di un pensare collettivo che deve vedere nella sanità in primis e poi nell'istruzione e nella cultura che generano lavoro i suoi punti di forza. Per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, bene ha fatto il governo, su proposta del ministro Franceschini, a individuare 130 milioni di euro di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie del Fondo Unico dello Spettacolo. Lo Stato dunque sta pensando al dopo pandemia e si sta attrezzando. Invitiamo la Regione Calabria a fare altrettanto, perché la cultura è importante per i contenuti che trasmette al pubblico, ma soprattutto è importante anche per le significative ricadute occupazionali ed economiche che l'intero comparto genera. Da qui il nostro invito al presidente Santelli perché includa fra le emergenze che sta affrontando anche quella culturale, perché anche in questo settore ci sia un deciso cambio di passo. Noi saremo pronti ad accogliere il pubblico quando ci sarà permesso, facendo sì che al distanziamento sociale che sta caratterizzando questi giorni si sostituiscano, stimolanti, numerose, umane e non virtuali occasioni di confronto e incontro fra le persone. A presto.